La settimana scorsa ho mandato una lettera a tutti, a 39 direttori delle IPEB siciliane, per dirle che avevamo concordato con Palermo di recuperare le somme, i famosi 2 milioni, che è una goccia nell'oceano, della legge 71. E avevo sollecitato di fare la rendicontazione immediata, perché l'assessorato è disponibile a liquidare subito i soldi. Per quanto riguarda il Cristo Re sono, quanto sono? 175 mila euro. Quindi è un segnale, un piccolo ristoro. Quindi il fatto che il direttore non solo non mi dice, perché io ho scritto alla fine, se hai bisogno di chiarimenti sono a tua completa disposizione, non solo non mi chiama, ma so che ancora ci sembra poco il fatto che ci hanno manifestato i dipendenti la disponibilità a ritirare il decreto ingiuntivo. Da questo momento il suo ruolo sindaco è importantissimo, perché questo non è che può essere una persona inamovibile. Quindi l'Ares a livello regionale è a suo fianco per vedere di trovare una soluzione definitivamente, che la smetta di svolgere questo ruolo di ostacolo per trovare le soluzioni. A me mi fa piacere che c'è anche Sua Eccellenza, che io lo conosco perché abbiamo fatto delle riunioni alcuni anni fa proprio al Cristo Re, e mi ricordo la sensibilità e la disponibilità. Se noi vogliamo da questa mattina, per dare ossigeno anche psicologico alle persone, di avere un rapporto permanente fra noi, l'Ares siciliana, il Comune, la Chiesa, per cercare di rimuovere questi ostacoli. Quindi se c'è ora la possibilità di interloquire col nuovo assessore, che noi non possiamo pretendere che domani mattina affronti il problema del Cristo Re, che sta prendendo ancora coscienza in questi giorni, e quindi organizzare anche un incontro, e nella sua qualità so che lei è molto sentito a Palermo, può chiedere un incontro e noi saremo lì presenti con una piccola delegazione di dipendenti per affrontare in un modo definitivo col nuovo assessore anche.